L'anno liturgico ci invita a meditare il Vangelo di Luca. Con la prima domenica del mese di luglio iniziamo la lettura del capitolo 10. Ne seguiranno altre due che, come la pericope di oggi, fotografano alcuni aspetti del rapporto con il Maestro e i suoi più stretti seguaci. Il caro medico, così lo descrive Paolo, scrive dell'invio missionario da parte di Gesù di una cerchia allargata di apostoli. I dodici restano sempre un punto fermo di riferimento, ma l'Emanuele amplia anche ad altri il servizio di annunciare la parola e l'avvento del regno. Il numero 72 contiene diversi valori simbolici. Ad esempio, Genesi ritiene che il mondo sia abitato da 72 popoli. Quello che colpisce è la conseguenza di un compito così importante, che non compete allora soltanto ai pochissimi dodici, appunto. Non coinvolge soltanto Tommaso, che ricordiamo nella liturgia di oggi. Il Nazareno assegna loro un mandato preciso, lo stesso che nei giorni successivi leggeremo nei capitoli di Matteo 9 e il capitolo 10, quando il messaggio del risorto è rivolto direttamente agli amici intimi. Nel Vangelo di Luca emerge il disegno di Gesù di chiamare più persone per un mandato tra i più importanti, una vocazione cioè aperta a molti, non escluse le donne in questo. Si tratta allora di una realtà preziosa che caratterizza la Chiesa, il popolo di chiamati dal Signore, e che sicuramente non può generare che gioia, una giusta gioia, non quella riportata dai 72, orgogliosi magari per le realizzazioni compiute nel nome di Dio. La gioia che deve scaturire dalla sequela di Gesù è la consapevolezza che seguendo la via non smarriremo sicuramente la strada che conduce al regno. Buona e santa giornata a tutti.